Luca ha contestato di aver sfruttato questa occasione per fare un po' di campagna elettorale per tutto Filippo per Matteo. Non sono candidato, ma non credo, cioè nel senso qui sono rappresentate le istituzioni, magari questa domanda, come dire, fatela a chi ha fatto gli inviti, io sinceramente faccio il sindaco di Napoli, sono contento se vengono le autorità, non credo che questa sia un'occasione di campagna, non deve essere, diciamo in questo modo, un'occasione di campagna elettorale. Penso che forse la presenza di Manfredi è dovuta al lavoro che l'Università Federico II ha fatto per giungere oggi qui, poi sta al tatto di ogni candidato sapere, però questo è un altro tema. Ma Manfredi ha chiesto qualche consiglio sulla macchina amministrativa? Ma non ha bisogno di miei consigli. Poi se mi vuole chiedere mi fa molto piacere, perché io quando... Ma io lo farei in questo modo. Diamo consigli poi a chi diventa sindaco. Ma lei un consiglio alla Se poi me lo aspettano, se poi me lo chiedono, sono una persona gentile che ama il diavolo, però non me l'hanno chiesto. Il primo consiglio che darebbe a Manfredi, al prossimo titolo, ci vuole un fisico bestiale. Sindaco, invece l'assessore Clemente, che è la sua candidata sindaca, il consiglio del movimento, naturalmente, sì, era per sintesi. E stiamo anche provando a costruire una coalizione. Ecco, però il consiglio è di dialogare con Manfredi per vedere se può rientrare in quel perimetro oppure no. Lei come, che prospettiva vede? No, io penso che adesso, in questo momento, il campo è un po' chiuso tra Maresca, Manfredi, Bassolino, Clemente. Però mancano 4 mesi. Quindi io lei credo lei da D'Angelo già ritirato, che è stato no, secondo me D'Angelo non arriva fino alla fine, non, beh, questa è la mia valutazione. Quindi secondo me allo Stato stanno 4 candidati. Mancano 4 mesi, è una campagna elettorale particolare perché si farà a 40 gradi. I 40 gradi possono annebbiare la vista, ma in alcuni casi la possono anche illuminare, perché durante il periodo estivo vengono anche belle idee. Quindi chi lo sa che cosa accade da qua fino a settembre-ottobre. Io auspico una bella campagna elettorale per Napoli. E devo dire la nota piacevole di questa campagna elettorale, che sono candidature di spessore. Quindi questo secondo me è un fatto positivo. Quindi non do un giudizio, poi ci sono gli antagonismi politici che sono un'altra cosa. Quindi io mi auguro che sia una campagna elettorale non velenosa, che sia sui contenuti. Ovviamente io, soprattutto quando si entrerà nella campagna elettorale, quella vera, cioè quando ci saranno l'ufficializzazione delle candidature, non scenderò diciamo, a fare campagna elettorale da sindaco. Anche perché non è ubiquo, lei come si trova nella sua ubiquità, nella Calabria? Lei non mi deve mai sottovalutare, cose che ogni tanto fa. Quindi mai sottovalutare, perché insomma l'energia si trova combattendo. L'ubiquità è dei santi però. No, santo, anche perché sono in vita. Sindaco, lei dice... A proposito di dialogo e di cose che possono succedere in 4 mesi, lei deve fare capire che non esclude un dialogo. Io non escludo nemmeno che si possa confluire su Alessandra Clemente. Io penso che la politica, in questo momento c'è un momento molto interessante. C'è Napoli, c'è la Calabria, ci sono le città, c'è Roma, c'è un draghismo che non affascina, ci sono tante cose. Io credo che bisogna andare a un certo punto a ritornare a parlare di politica. E credo che vince questa elezione chi sta più vicino al cuore e alla testa della gente. Questo vale a Napoli come a Roma, come in Calabria, e io credo che i giochi non sono fatti in generale. Quindi... Sondaggi però di rispetto tra Manfredi e Clemente danno un vantaggio. Io ricordo non comparivano i sondaggi, li ho vinto una volta e poi ho rivinto una seconda volta. Se andiamo a dire i sondaggi allora potremmo prima andare a votare. La presenza però di tanti rappresentanti, di ex rappresentanti della maggioranza e attuali come Fucito, Andreozzi, Rinaldi al comitato elettorale di D'Angelo, no? Lei come se lo spiega? Ma ripeto, stiamo in una fase molto d'antipasto, molto fluida. Le ha dato fastidio vedere determinate persone? No, io sono molto carico, sono molto tonico, molto entusiasta, non mi dà fastidio nulla. Qual è la similitudine che vede con alcuni candidati con Manfredi? Con me, nessuno.